Grazie veramente, due bellissimi interventi che ci hanno fatto veramente molto piacere. Adesso è il momento della lezione magistrale e quindi passerei la parola al mio amico Carlo Pavesio che ha organizzato, diciamo, culturalmente questo evento. Buon pomeriggio, innanzitutto desidero ringraziare il Presidente, il Cavalier Voglione, e il Direttore, il Dottor Fasano, e il Presidente Ghio per l'onore che mi hanno dato di introdurre la parte scientifica di questo nostro convegno. Come è stato ricordato, obiettivo di un uomo di Stato è quello di creare, di dare una visione alla propria azione. E allora in questo senso assume particolare significato il fatto che uno dei primissimi atti del conte di Cavour, quale primo ministro nominato alla fine del 1852, fu proprio quello di introdurre un disegno di riforma dello Stato sabaudo. Con la legge del 1953, del marzo del 1953, e poi con il Regio Decreto dell'ottobre del 1953 di attuazione della stessa legge. Non fu il primissimo suo atto perché, ironia della sorte, per chi ancora nel letto di morte, sebbene di fronte a Fra Giacomo di Poerino, ribadì il concetto di libera Chiesa e libero Stato, il suo primo atto da primo ministro fu la discussione al Parlamento di un disegno di legge per la legalizzazione del matrimonio civile che non passò per un solo voto alla fine del 1852. Ma Cavour quindi incise immediatamente sul riassetto dell'amministrazione pubblica, l'amministrazione pubblica vista come spina dorsale del nuovo Stato preunitario. E allora l'obiettivo primario di questa riforma che ci verrà illustrata dalla professoressa Casana fu quello proprio di unificare la struttura amministrativa facendo del Ministero l'apparato centrale in ossequio a quella previsione dell'articolo 67 dello Statuto Albertino per cui i ministri sono responsabili di fronte al Re. E allora nel ministro abbiamo una duplice funzione, il ministro diventa bifronte, da un lato è parte del corpo politico e deve rispondere per un mandato di fiducia al Parlamento e al sovrano e dall'altro è al vertice dell'amministrazione pubblica che lui guida. Ed è proprio su questa riforma preunitaria, ma che già intravede uno sviluppo futuro e che già cerca di capire quali saranno le sfide del giovane Stato unitario che ci intratterrà la professoressa Paola Casana, a cui cedo la parola fra un minuto, non prima però di averla ringraziata e di averla presentata, sebbene nota a tutti. La professoressa Casana è professoressa ordinaria di storia del diritto medievale moderno a giurisprudenza all'Università di Torino. I suoi studi si sono particolarmente rivolti alle istituzioni sabaude e alle istituzioni locali e al diritto pubblico. È stata visiting professor all'Università di Parigi Descartes, all'Università della Costa Azzurra di Nizza, è membro della Società Italiana di Storia del Diritto, della Société d'Histoire du Droit francese, socio effettivo della Deputazione Subalpina di Storia Patria, membro del Comitato Scientifico della Rivista di Storia del Diritto Italiano e presidente della Biblioteca Universitaria Federico Patetta. Tra le diverse sue pubblicazioni ricordiamo in materia proprio l'assetto dell'amministrazione sabauda, l'Italia costituzionale del 1848 e 49 e gli ampi studi sul Consiglio di Stato da Napoleone a Carlo Alberto e poi nella storia italiana. Paola, a te la parola. Grazie.